ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatore. Buon inizio settimana, questa settimana è una settimana veramente importante per la nostra carriera allenatore. Voi direte, perché? E io vi dirò, beh, l'avete letto nel titolo. Ragazzi miei, quest'oggi si affronta il Paris Saint Germain e quest'oggi andremo a vedere anche chi abbiamo beccato in Champions League per i quarti di finale. Guardate, Lorient. E poi abbiamo tutta la settimana e passa praticamente per riposarci e andare a fare lo scontro che decreterà, ragazzi, al 99% la vincitrice di questa Ligue 1. Ma vediamo anche se è già uscita la nostra sfidante ai quarti. Non è ancora uscita, quindi lo vedremo insieme, ragazzi, lo vedremo insieme. Prima di iniziare vi ricordo come sempre, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e soprattutto per i ragazzi che giocano a Fortnite utilizzate il codice creator Zwayne00. Mi raccomando, se lo doveste utilizzare taggatemi su Instagram mentre lo fate, che vi riposto tutti quanti, ragazzi. Allora, vediamo se siano usciti i sorteggi, siamo passati anche in Coppa Nazionale, ragazzi. Vediamo, raga, vediamo. Siamo, vabbè, non è ancora uscito. Ma in teoria, fammi vedere un attimo, perché dovremmo aver già capito contro chi dovremmo essere, in teoria, eh. Cioè, dovrebbe funzionare così, però si sa che in FIFA è tutto strano. Allora, il City ha battuto il Paris Saint-Germain e quindi non ci sarà il Paris Saint-Germain in Champions League. Il Manchester United ha battuto il Monaco, il Barcellona ha battuto il Lipsia, noi abbiamo schiantato l'Inter, il Liverpool ha battuto il Real, il Bayern Monaco ha battuto il Valencia, l'Atletico Madrid il Tottenham e il Borussia Dortmund il Piemonte Calcio. Fra queste squadre, quella che vorrei beccare di più, ragazzi miei, è o il Dortmund o l'Atletico. Le altre squadre sono belle toste. In teoria, se il gioco dovesse funzionare bene, noi dovremmo andare contro il Barcellona, dai. Speriamo di no, ragazzi, però. Comunque, testa adesso a quello che abbiamo davanti. Quindi a Lorient, vinciamo. Formazione mista, quindi non tutti i titolari, una formazione mista. Adesso la andiamo a sistemare e poi, ragazzi, esatto, e poi ragazzi c'è il Paris Saint-Germain. Abbiamo la possibilità e la fortuna di arrivare allo scontro contro il Paris Saint-Germain con tutti i migliori giocatori riposati al massimo, quindi dobbiamo sfruttare, ragazzi, questa occasione e dobbiamo vincere a tutti i costi. No, veramente, se dovessimo perdere contro il Paris Saint-Germain mi sparo, perché è l'ultima occasione che ho per giocarci in campionato. Abbiamo perso l'andata, abbiamo perso andata e ritorno per due volte di fila. Mo basta, però. Comunque, pensiamo a Lorient. Io infatti volevo mettere la formazione tutta da turnover, full turnover, però me la sono pensato, ho detto, ma tanto abbiamo i giorni, la settimana per far riposare tutti quanti. Intanto Malinowski va a cercare Briand subito! 1-0, vi stavo dicendo, abbiamo la possibilità di far riposare tutti quanti, ma facciamolo. Intanto qui ci stanno bombardando, grande Quaresma, il pallone che va da Boys Guard che ci prova. Siamo attenti, ragazzi, abbiamo fatto gol dopo 3 minuti, però non vuol dire che è vinta, eh. Odegaard da Malinowski, buono il taglio di Briand che entra in aria. Briand, le finte, ancora Briand, c'è il traversone. FT per Demir, c'è lì in mezzo Odegaard, infatti viene servito il norvegese. Odegaard entra in aria, pallone magia, vabbè, Nardi qui veramente, che cavolata, magia di Odegaard, ragazzi, guardate qui, poi vabbè, portiere, vi ripeto, su un tiro non insidioso di Briand, il portiere fa una cavolata perché se la butta in porta lui. Però c'è il 2-0 e c'è la doppietta di Briand, questa è la cosa che ci interessa di più. Malinowski va a lanciare ancora Briand, attenzione, sul 3-0 sarei molto più contento, infatti c'è il 3-0. Il Monza è letteralmente esploso pre-Paris Saint-Germain, questa cosa mi può soltanto far piacere. A fine primo tempo farò i cambi e gestiamo la partita, infatti adesso vi taglio tutto e vi faccio vedere soltanto ulteriori gol. La partita è vinta,
è una partita semplice, era contro la penultima in classifica, abbiamo messo la formazione titolare, quindi questa vittoria era più che scontata. E soprattutto, ragazzi, so che vogliamo vedere tutti quanti il Paris Saint-Germain, quindi vi faccio vedere soltanto ulteriori gol. Un minuto di recupero, 90esimo, partita che alla fine abbiamo semplicemente gestito, punteggio di 3-0 con tripletta di Briand che si va a prendere a casa il pallone. Bene ragazzi, e adesso tutto pronto, e questa volta non possiamo sbagliare, perché questa volta ne vale della nostra vittoria ipotetica del campionato, raga. Veramente qua non possiamo sbagliare, siamo anche a più 5, raga, andremo a più 8 dal Paris Saint-Germain vincendo al 90% il campionato. Non possiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare. Da una parte, anche se dovessimo perdere, il Paris Saint-Germain rimarrebbe secondo, però ovviamente sarebbe una sconfitta che farebbe tanto male anche psicologicamente. Il Monza prosegue la corsa al titolo, ce la stiamo facendo ragazzi, ce la stiamo facendo. Vediamo se sia uscita anche la nostra avversaria in Champions. Liverpool! Liverpool in Champions League. Liverpool in Champions League, ragazzi. Atletico Madrid United, Barcellona City, Liverpool Monza e Bayern Monaco, Borussia Dortmund. Siamo l'unica squadra italo-francese, praticamente. Non ci sono né altre italiane né altre francesi. Quindi è praticamente... siamo gli unici. Siamo gli unici, vinceremo per due nazioni. Quindi dobbiamo vincere, ragazzi. Liverpool, poi lo studiamo meglio. Beh, di sicuro poteva capitarci sia meglio che peggio. Ovvio, io sarei stato più felice con l'Atletico Madrid o il Borussia Dortmund, però va bene. Siamo anche al Parc des Princes. 34 gol per il nostro Briand, Mbappé 16. Da quando abbiamo preso Robertson, il Paris Saint-Germain comunque è calato di intensità. Infatti gioca ancora con Duvan Zapata a TT, immesso a centrocampo, quindi la nostra strategia ha funzionato, ragazzi. Però Neymar, Mbappé, Richarlison, Rafinha, Coop Miners, che è l'altro centrocampista che infatti vi dicevo. Hernandez qual è? Teo? Non mi dica che si sono presi Teo Hernandez, da... fatemi controllare. Penso che sia Teo Hernandez. Controlliamo molto velocemente. Teo Hernandez. Madonna mia. Perché non mi possono far vincere un campionato? Perché? Perché? Beh, conosciamo quanto si è buggato sto Paris Saint-Germain. Adesso c'hanno pure Teo Hernandez. Bella per Teo Hernandez. Va bene ragazzi, adesso si decide tutto. Allora, guardate, difficoltà estrema, si va nel match. Un po' di ansietta ce l'ho ragazzi, però devo essere sincero, essere a più 5 mi fa stare molto meglio ragazzi, mi fa stare molto meglio e mi fa giocare questa partita senza pressione. Però se dovessimo vincere ragazzi andremo a più 8 e non ci riprende più il Paris, perché poi non è che ne perdiamo, non è che ne perdiamo 3 ragazzi. Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Monza, inquadrati i giocatori: Marquinhos, Keylor Navas, Pavard, Soyuncu. Ragazzi, Paris Saint-Germain che si è anche rafforzato nella campagna di gennaio, però ha perso Robertson, ossia il centrocampista centrale che gli abbiamo comprato noi per 15 milioni, e loro non hanno comprato un altro centrocampista centrale, e qua è un claro segno che il gioco fa schifo, un chiaro segno, non so perché ho detto in spagnolo, un chiaro segno che il gioco fa schifo, perché mettono Duvan Zapata come centrocampista centrale. Inquadrato qui Xavi Simons, il grande ex, che lo abbiamo accolto quando era soltanto un feto, e adesso invece è un adulto, e quindi raga, potrebbe veramente essere lui l'uomo della partita, vedremo. Però io penso che l'uomo della partita possa sicuramente essere questo, ossia Briand, ossia l'infiltrato, ossia la scoperta di quest'anno, perché da quando l'abbiamo messo attaccante, quest'anno Briand si è comportato davvero top player, il quale è. Un bel selfie e ragazzi, è tutto pronto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, perché questa carriera sta per finire. E poi faremo veramente delle cose assurde, delle challenge assurde. Questa qui, vi dicevo, è la formazione del Paris Saint-Germain. Guardate qui Mbappé e Richarlison, mi fanno molta paura. Ma guardiamo anche la nostra di formazione, con Radu tra i pali, ottimo anno per lui. Difesa spettacolare, centrocampo incredibile, tre quarti
che non voglio nemmeno dirlo, è Briand. Lì, la punta, la ciliegina sulla torta di questa squadra. Politano per Frattesi, il capitano, subito da Martin Odegaard, che aspetta l'inserimento. Odegaard potrebbe andare al tiro, lo fa. Soyuncu, Keylor Navas, adesso la tiene lì. Soyuncu ancora, Cook Miners per Duván Zapata, Richarlison, aggredito da Ake, quindi si sposta sull'altro brasiliano, ossia Rafinha, costretto a tornare indietro dal turco Soyuncu, ex Leicester City. Cook Miners, senza appunto il suo compagno di reparto Robertson, è molto più isolato nella costruzione del gioco, nella manovra. Intanto però, come dei polli, lì quello lì chi lo marcava quello lì? Che è Williams, il folle, chi se non lui? Rafinha, 1-0 del Paris Saint-Germain, ragazzi. Frattesi, comunque appena iniziata. Chai Simons, buono per FT, pallone forse troppo lungo. Chai Simons, non farti ingannare. Ma Winks lo hanno inserito da... Hanno fatto il cambio? No, ma Winks non c'era prima, o non l'ho visto io? Comunque, occhio Mbappé! Mbappé, lanciato rete, Mbappé, vaffanculo, ma cos'è? Ma perché, ma che cavolo, ma Winks, chi è? Ma Winks non c'era prima, o c'era? Fatemi capire un attimo, sto Winks, da dove è uscito? Cioè, lo mettono esterno, non ci sto credendo, ragazzi. Intanto Paris Saint-Germain 2, Monza 0, mi devo concentrare un attimo, ragazzi, fatemi un attimo concentrare. Odegaard, Xavi Simons, FT. Ancora per zone centrali dove c'è Briand adesso, ragazzi, è 2-0 ma è appena iniziata la partita. Cerchiamo di giocare bene che la recuperiamo. Briand per Odegaard. Il pallone è buono! Soyuncu però fa un'ottima difesa. Theo Hernandez, io non ho capito da dove venga fuori questo Winks. Non l'ho capito, non l'avevo visto prima Winks. Comunque, Richarlison per Duván Zapata. Dobbiamo stare attenti a Mbappé perché l'abbiamo visto, ragazzi, è veramente troppo forte. È illegale Mbappé. È illegale, cioè è troppo veloce, pare il Toti. Comunque ancora Winks per Theo Hernandez. Adesso il Paris Saint-Germain ci sta sfanculando alla grande, eh? Adesso sta facendo pure il possesso palla, non va bene, non va assolutamente bene. Theo Hernandez fermato da Politano, che la tiene anche lì, aggredito da Mbappé. Ma figa, ma sto Mbappé, ma come fa a essere corner? Come fa a essere corner? Intanto Winks, ancora Winks, aggredito sempre da Politano. Altro corner, no, questa volta mi sa che non è corner, infatti. No, occhio ragazzi a fare ste cose, occhio a fare ste cose. Radu, in un modo o nell'altro, il pallone arriva ad Efti, Politano. Possiamo partire in contropiede con Xavi Simons, però ragazzi stiamo veramente attenti. Xavi Simons, porta palla, l'ex giocatore Xavi Simons si fa vedere. Oh, è Frattesi, adesso allora Briand, ancora dal capitano, Frattesi, è buona la palla, Briand, miracolo di Keylor Navas su Briand, che infatti si dispera, corner, Odegaard va a cercare Politano, forse non il miglior battitore di testa della nostra squadra, Theo Hernandez infatti la riesce a spazzare. Il pallone ce l'ha lo svizzero FT, ancora l'ex Xavi Simons, Paris Saint-Germain che pur avendo il 4-2-4, ragazzi, si difende tutto! Frattesi, non puoi sbagliare ste palle! Mbappé, attenzione, Kylian contro Quaresma, non facciamolo accelerare, grande Quaresma. Non possiamo sbagliare quelle cazzate a centrocampo, ragazzi, prendiamo gol, ve lo dico. Uno qui che si faccia vedere, oh! Uno qui che si faccia vedere, ma devo ripartire da Radu. Uno che si faccia vedere qui, Radu. Da Quaresma, grido da Mbappé, attenzione, Quaresma deve darla via. Xavi Simons si fa vedere un pochino dopo. Politano, cercare Odegaard su Briand. Niente, fermato ragazzi, devo fare un cambio a centrocampo dopo perché Xavi Simons non si sta facendo vedere proprio. Intanto Quaresma contro Mbappé, no! Ma possibile, poi vabbè sbaglio. Oh, ma che cazzo, raga, ma Quaresma, ma porca puttana Eva. Ma puoi, raga. Winks dal corner, Radu va a smanacciare, vediamo se arriva Xavi Simons, niente, no raga, adesso a fine primo tempo facciamo qualche cambio, ancora Richarlison dentro, Williams da Daniel Maldini che non si è mai visto, Odegaard va a cercare Briand che non si inserisce, possibile che dobbiamo avere la maldizione del Paris Saint-Germain pure all'ultimo anno di carriera, possibile pure nell'ultimo anno di carriera dobbiamo avere sta maledizione che non riusciamo a battere il Paris, ma porca troia, dico io, no adesso ragazzi cambiamo qualcosa.
Adesso ragazzi cambiamo qualcosa. Allora, fuori Maldini, dentro Quincy Promes. Maldini non si è visto manco per sbaglio, veramente. E poi fuori Xavi Simons, non so se mettere Demir. No, dentro Malinovskyi. Xavi Simons anche lui non si è visto. E si riscalda anche Demir, perché pure Politano non si è visto. Quindi doppio cambio nella ripresa. E adesso dobbiamo vincere, ragazzi. Cazzo, svegliamoci adesso, eh. Mo svegliamoci, adesso no, a parte gli scherzi. Cioè, sti due gol presi subito così mi fanno incazzare, perché eravamo proprio assenti dalla partita. Williams va a cercare Quincy Promes. Quincy Promes entra in aria, dietro per Briand. Odegaard! Ma non si può! Ma non si può non far gol da lì! Ma pure Bernardeschi faceva gol da lì! Ma non è possibile! Dai ragazzi, Hernandez sbaglia, la rimessa è del nostro Monza. Martin Odegaard adesso sul numero 10, Politano che si sta facendo vedere poco. Malinovskyi appena entrato, non deve sbagliare sti passaggi, ma pure Malinovskyi mi sbaglia i passaggi. Andiamo ragazzi, sto Paris Saint Germain non riesco a batterlo mai, ma come cazzo è possibile? Soyuncu, Coop Miners, aggredito da Briand. Rafinha, l'autore del primo gol, che ci ha destabilizzato. Quincy Promes, Briand per Odegaard, che prova a puntare Marquinhos. Odegaard. Si inserisce Malinovskyi, il pallone va da Briand. Ottima per Politano. Dietro ancora per Briand. Perché non si è inserito? Mannaggia te. Il capitano intanto Frattesi per Odegaard di tacco. Non puoi sbagliarmi gli stop, Dio caro. Ma non puoi sbagliarmi gli stop, raga. Ma lì che colpa ne ho io? Ma che colpa ne ho? Incredibile. Ma quello lì era un passaggio normale. Briand 93 mi sbaglia gli stop. Ma io che colpa ne ho in quelle occasioni? Mbappé intanto su Richarlison. Non ce la fa Quaresma. Richarlison il cucchiaio. Dai porco. Ma vaffanculo. Ma possibile? 3-0 contro il Paris Saint-Germain. 3-0 contro il Paris Saint-Germain. Ma non è possibile questa cosa, ragazzi. Non è possibile. Meno male che siamo primi. Briand, prova a puntare l'uomo, ancora Briand, sempre Briand, c'ha la possibilità di tirare, Soyuncu si mette in mezzo, io non lo so, no raga, veramente è incredibile, sto Paris Saint Germain, non lo so, cioè, riesco a batterle tutte le squadre, il Paris Saint Germain non riesco, non lo batto da due stagioni ragazzi, Odegaard, si inserisce Briand, niente, Soyuncu è Gesù Cristo. No ragazzi, non va bene, non va assolutamente bene. Potevamo fare il gol del 2-1, Briand non stoppa e non si inserisce. Ma raga, non è colpa nemmeno sua, perché il gioco fa cagare, perché non puoi farmi sbagliare uno stop così. E poi il cucchiaio di Richarlison lentissimo e cosa non ci arriva? Radu non ci arriva. Guarda, ma che controllo è fra? Ma 84 di overall, ma che controllo è? Ma cos'è? Cosa cazzo è? Ma cos'è? Fuori Mbappé, 75esimo ragazzi. Non è ancora finita. Però, guarda, non siamo proprio marcati a uomo. Non ci liberiamo, non famo una sega. Malinovskyi adesso porta palla. Briand, sì! Corri ancora un po' dopo! Briand di merda! Rido per non piangere. Guarda questi. Guarda, dai, ma possibile. Mi dà fastidio perché il Paris Saint-Germain, ragazzi, era proprio una cosa mia personale. Lo volevo battere. Cioè, raga, ho battuto il Barcellona, il Real Madrid, l'Inter con 5-0 e poi il Paris Saint-Germain di merda mi batte tutte le volte, sempre. Sempre, c'è sempre qualcosa che non va con sta squadra del cazzo. Malinovskyi dietro. Dai, io non gioco più, ragazzi. Non gioco più. Non si merita. Sto gioco di merda non si merita che io stia qui a impazzire per lui. Che fa schifo. Cioè, raga, dai, ditemi che è una cosa normale sto tiro. Odegaard 91 a porta libera. Ditemi che è una cosa normale. Ancora Odegaard. Niente. Vabbè, Paris Saint-Germain. Ma tanto a me me ne sbatte il cazzo, come direbbe Lello. A me ne sbatte il cazzo Paris Saint Germain, perché io sono prima in classifica. Ti batto o non ti batto, a me basta soltanto vincermi la Ligue 1.
Poi per il resto il fegato amaro non me ne faccio, me frega più un cazzo, nemmeno me lo faccio più il fegato amaro, squadra di merda di ultra pagati maledetti. Non me ne frega proprio un cazzo. Mi dispiace soltanto non averti battuto per... Ti giuro, ti facevo il take the L di Fortnite.